La domanda è la seguente, ispettore. Ci diceva il dottor Vinci, il dirigente della sezione a cui lei appartiene in questura, che lei ha fatto degli accertamenti specifici su quelli che sono i depositi postali che avete rinvenuto relativi a Pietro Pacciani e che sono depositi su più uffici postali e depositi effettuati nel tempo. Ci vuole spiegare sinteticamente, conto per conto, ufficio per ufficio, se lei ha dei documenti da consultare, penso il Presidente la possa autorizzare, sì. Tra l'altro sono documenti di cui poi chiederemo l'acquisizione, conto per conto quali sono questi ammontari e i versamenti. Allora, io fui incaricato appunto dall'ufficio, dal dirigente, di svolgere appunto accertamenti patrimoniali con particolare riferimento a eventuali banche, uffici postali, buoni, quello che potesse avere il Pietro Pacciani. Nulla risultò per quanto riguarda le banche, all'epoca però risultarono aperti in numerosi uffici postali della provincia dei buoni fruttiferi sia ordinari che vincolati e dei libretti postali. E in tutti gli uffici appunto c'era aperto sia libretti che altre cose per un ammontare totale appunto come risulta agli atti di circa 158 milioni in totale. Questi conti, questi beni mobili del Pacciani erano distribuiti sugli uffici, consulto perché sono molti, c'era Cerbaia, Monte Tirido. Ecco, ce li vuole elencare prima. Allora. Ma indipendentemente dalla residenza? Ma più o meno avevano seguito la residenza, però... Erano rimasti aperti? Sì, ce ne alcuni che sono rimasti aperti, nonostante lui abbia cambiato residenza, è rimasto acceso dei conti negli uffici postali. C'è uno, per esempio, l'ultimo arrivato di Contea, un posto anche lontano, insomma, dove c'è dell'altri buoni. Poi Contea, c'è sempre a Scandicci. Siamo in Mugello? Sì. Bene. Poi c'era sempre a Scandicci, per esempio, dove lui è stato detenuto, e anni che non sta più in carcere, c'è ancora dei depositi lì, nonostante a Scandicci. Ha ritirato una parte l'ha lasciata lì, circa 3 milioni e passa. Vediamo i movimenti. Allora, ufficio per ufficio. Allora, gli uffici che abbiamo visto, il capitale più consistente lo abbiamo trovato all'ufficio postale di Mercatale Val di Pesa, dove abbiamo acquisito appunto tutti in copia originale tutti gli atti, e risulta avere dei libretti postali, due, che sono il 1189, dove ci ha depositato 75.301.040 lire, mentre nell'altro libretto postale, il numero 1190, ci sono 18.966.350 lire, per un totale di 94.267.390 lire. Poi ci sono dei buoni postali, comprati nel tempo, anche quelli dal... È bene precisare che buona parte dei buoni postali e tutto sono stati fatti negli anni che vanno dall'82 fino all'87, poi dopo c'è stato un fermo, dopo è uscito di carcere, ha depositato l'altro. Allora, questi sono i conti, gli anni che interessano più consistenti? I movimenti più consistenti sono negli anni che l'ho detto, all'82 e all'87. Comunque, all'ufficio postale di Mercatale Val di Pesa, oltre a 94 milioni di libretti, ci sono 13 milioni e 500 mila di buoni postali, sia ordinari che vincolati. Poi siamo andati all'ufficio postale di Cerbaio, dove non risultava nessun libretto postale, però risultavano sempre dei buoni postali ordinari e vincolati per un totale di 4 milioni e 50 mila lire. Poi siamo andati, come le ho detto, all'ufficio di Scandicci, 4 milioni e 50 mila lire. Poi, Presidente, per lo stesso motivo che dicevo prima, forniamo i prospetti. Allora, all'ufficio postale di Scandicci, lui aveva depositato nel periodo che era detenuto, ci andava la pensione, qualcosa del genere, era arrivato a avere circa 16 e più milioni, che poi preleva quando esce di carcere. Comunque sono questi successivi agli anni che abbiamo detto. Sì, sì, cioè questi nel 90, lui quando esce di carcere, no, fine 91-92. E praticamente ci deposita una cospicua somma che ritira, e buoni postali è rimasto un residuo, come ho detto lì, di 3.600.000 lire, c'è un residuo attuale e ha prelevato 16 milioni di quando uscì di carcere, c'è stato un massimo di 19-20 milioni depositati. Comunque periodi della e non c'è nessun, alla detenzione. Nessun buono postale. Poi l'ufficio postale di San Casciano in Val di Pesa non ha nessun livello postale, però c'ha 27 milioni di buoni postali ordinari o vincolati.
A San Casciano questo. A San Casciano sono tutti depositati nell'87 più. 87. Le date le dispiace, le vediamo dopo. Prima perfetto. Vediamo gli uffici postali. Poi a Monte Feridolfi aveva un libretto postale spinto il 14/1/84 e 10.300.000 lire di buoni fruttiferi. E poi all'ufficio di contea c'ha dei buoni postali per un totale di 5.150.000 lire. Questi sono tutti gli uffici postali che ecco, dove risulta. Avete fatto un prospetto relativo alle date in cui sono stati fatti i versamenti. Sì, io li ho qui anche singolarmente. E io vedo qua questi prospetti, come diceva lei, che per quanto riguarda Mercatale Val di Pesa, ad esempio, ci sono quasi sempre date 82, 84, 85, 86. È sì, vanno dall'82 a... L'ultima, io ho 85, dall'82 all'85, per sì. Quanto riguarda i buoni? Per quanto riguarda Mercatale. Mercatale. Bene. Per gli altri uffici... Scusi ancora. Sì. Vediamo ancora, controlliamo ancora Mercatale. E io le chiedo, da questo prospetto, sia buoni che depositi, il totale ce l'ha già detto... Le date, le vuole ricontrollare, sono sempre 82, 84, 85, 86, 83. Addirittura voi avete messo in un prospetto in neretto i singoli versamenti. Lei ricorda come avvenivano? Avete potuto accertare se erano versamenti in contanti, acquisto di titoli? Sempre per contanti. Sempre per contanti. Sì. Sempre per contanti. Sì. Erano versamenti di piccole cifre ripetuti, cioè o grossi versamenti? No, erano versamenti anche cospicui, cioè dei versamenti per modo di dire degli acquisti, diciamo. Acquisti di titoli, quindi titoli, sono versamenti. Per diciamo, i titoli postali sono a tagli, da 50, da 100 a 500 mila. Oh. Acquista anche 6 buoni per modo di dire da 500, 3 milioni era, per volta. Era questa la domanda che le volevo fare. Nel momento in cui nel prospetto ci sono tutti acquisti di 500 mila lire nella stessa data, è perché il titolo che compra nominativo è di 500 mila lire, lui ne compra più di uno. Sì. È così? Sì. I prospetti sono quelli che lei ha fornito. Le chiedo ancora, per quanto riguarda Mercatale, l'inizio è del 1982, abbiamo detto. E vogliamo vedere gli altri uffici, ad esempio l'ufficio di Cerbaia, in che periodo sono? E Cerbaia invece risultano a tutti dell'87, a Cerbaia. Dell'87, quando fra l'altro io guardo qua con lei, mi aiuto col documento, sì. Sono tutti del maggio dell'87, dico sì, bene? Sì, maggio, sì. Ecco. Vanno dal 9 al 26 maggio. Bene, Scandicci non ci interessa perché, almeno per quel che riguarda me, perché è successivo. Vediamo San Casciano Val di Pesa, che da quel che vedo sono 86-87. È così? Sì, 86-87. Sì. Sono ugualmente acquisti per cifre di 500 o 100 mila lire o sono cifre più cospicue? Perché no, c'è anche pezzature da un milione a... Mi sembra anche da 5 milioni se non sbaglio. Sì, il 5287 fa un acquisto, quattro acquisti da 5 milioni. Da 5 milioni, poi da più da un milione. Da un milione il 3012 ne fa 6, dico bene, o 5. Allora, io c'ho il... Abbiamo lo stesso prospetto. Sì. Io c'ho, allora, il 5 febbraio 87, 4 buoni da 5 milioni. Nel dicembre 86 4 buoni da 1 milione. Allora fermiamoci un attimo, se non capisco male da questo accertamento risulta che fra il 30/12/86 e il 5 febbraio 87, quindi in 35 giorni sono 25 milioni, dico bene? In contanti? Sì. Ecco, in corrispondenza di questi 25 milioni in contanti avete per caso trovato qualche prestazione che lui ha fatto? No. Una spiegazione di questi versamenti? No. Ecco. Non che giustifino queste cifre, non le avete trovate voi. Per quanto riguarda Monte Feridolfi? A Monte Feridolfi, come ho detto, c'è 10.300.000 lire. E sono possiamo vedere gli anni? Allora, dall'81, 85, 81, 86 e 86. Dall'81 all'86. E anche lì acquista buoni per 1 milione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 da 1 milione.
In che data, scusi? Allora, il 4/10/86 ne acquista 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 1 milione. Allora mi scusi, il 4/10/86, che siamo 4 da 1 milione, forse di più se non leggo male, 2, 4, 6? Sì. Sono 6 milioni? Sì. E siamo esattamente il 4/10, praticamente due mesi prima di quel altro acquisto che era, abbiamo detto, di 5 milioni, poi quindi nel giro di due mesi e mezzo sono 30 milioni di acquisti? Sì. Bene. 20, sì. Circa, sì, ovviamente, sì, certo, il prospetto c'è. Certo. Poi, come ripeto, c'ha altri acquisti, sia da 500.000 lire, più due. Piccoli. Sì, più, tagli più piccoli, che vanno a tagli, ripeto, da 50.000 lire fino a 5-10 milioni forse arrivano alle poste, e da 100.000 lire tutti. Comunque nel solito periodo lui, nel periodo che va dall'81 all'86, con movimenti più cospicui nell'86, deposita questa cifra totale di 10.300.000 lire. Ecco. Andiamo ancora con Tea, sono vecchi nel tempo, sì, almeno a me non interessa. Vorrei tornare invece agli anni che interessano ai fini ovviamente della ricostruzione del PM. Torniamo a Mercatale, che è l'ufficio dove sembra abbia una maggiore consistenza. Certo. E vediamo ad esempio l'anno 84. Sì. Ecco, io vedo nel 1984 ci sono degli acquisti tutti di titoli in genere da 500 e 1 milione, dico bene? Allora, 84. Sono 17/10, 24/12, 8/2, 85. Siamo sempre, se lei può fare le somme, sì, facciamo da noi. Ce le può leggere un attimo? Allora, io ho a Mercatale Val di Pesa. Sì. Allora, iniziamo con le pezzature. A me interessa quelle da 500.000 fra il 17/10/84 praticamente e l'anno successivo. Vedo pezzi da 500 cospicui, da 1 milione altrettanto cospicui, e sono tutti in quegli anni lì. Questo lei mi dice nel... Le chiedo, sì, siamo ufficio postale di Mercatale Val di Pesa. Allora, c'è da precisare una cosa, i buoni a cui lei fa riferimento erano tutti buoni ordinari e vincolati delle poste che il Pacciani bloccò nel periodo che era in carcere perché mise opposizione a riscuotere... Vabbè, questo è dopo. Sì, no, ma le spiego, questi buoni sono stati tramutati nei due libretti di ingente somma. Questo dopo, ecco, questo dopo. A me interessa il momento dell'acquisto. Allora, per quanto riguarda i buoni che aveva il Pacciani, ce n'ha da 1 milione, per esempio, in data 4, questi sono più recenti. 90. No, a me interessa, scusi, quelli... Io vedo nell'82. Sì, 82 e allora, 84. Gli 82 e... Sì, sì, io ce l'ho in ordine cronologico ora qui. Allora, il 33/82 acquista due buoni da 1 milione. Il 17/7/82, cioè 4 mesi dopo, acquista buoni da 50.000 lire. Vediamo quelli più grossi, sì, mi dispiace, sì, solo quelli da 1 milione o da 500.000. Allora, da 1 milione ne acquista due il 13/11/82. Poi da 500.000 lire ne acquista 1, 2, 3, 4 il 17/10/84. Da 500.000 lire ne acquista 3 il 24/12/84. Tutti i pezzi da un paio di milioni, insomma. Sì, poi ce n'è uno da 1 milione, sempre. Sì, sì, il 24/12 nella stessa data acquista anche uno da 1 milione. Poi l'8 sono 2 milioni e mezzo. Sì. L'8 febbraio, quindi L'8 febbraio 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire. Sempre 85. Sì, sì, parlando di 85. Poi il 17/12/85 da 1 milione ne acquista 1, 2, 3, 4 e 5 da 1 milione. Poi il 3 gennaio andiamo nell'86, da 500.000 lire ne acquista uno, il 17 febbraio un altro da 500.000. Sono molto vicini, sembra acquisti, sì, di diversi milioni ogni mese. Sì, diciamo che ogni mese, due mesi fa degli acquisti per 2, 3 milioni, 4, però che suddivide, non prende tutti da 1 milione, magari c'ha 3 milioni e mezzo, ne piglia 3 da 1 milione e uno da 500.000. Questo è perché la posta vende pezzi di... Sì, poi non sempre la posta ha tutte pezzature, magari alla posta gli consegna 100 buoni da 1 milione, quando l'ha finita e non ce l'ha, magari ne dà 2 da 500.000 lire, tanto il valore andiamo corrispondente avanti, è qui. Andiamo avanti. Poi continua nell'86, ne ricompro un altro da 500.000 lire il 3 gennaio, il 17 febbraio 86 un altro da 500.000 lire, sempre lo stesso giorno ne acquista 2 da 1 milione, poi il 6 marzo dell'86 1, 2, 3 da 1 milione, sempre lo stesso giorno. Sembra quasi a cadenza mensile. Sembra quasi una cadenza mensile, addirittura, sì, in certi momenti più o meno, più, sì, cioè sono proprio intervallati da poco tempo. Poi continua nell'86 il 6 marzo, cioè nella stessa data, un altro da 500.000 lire. Il 17/4/86, cioè un mese dopo, acquista 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire.
Poi il 20 maggio, sempre dell'86, 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire. Il 17/6/86, 1 da 500.000 lire. Nello stesso giorno, 1 da 1 milione. Comunque il tipo di movimento è così ricostruito. Sì. Fra l'altro sembra di capire da quello che ci diceva lei che lo fa anche negli stessi periodi su uffici postali diversi. Sì, sì, sì. Vediamo. Torniamo, vedo ancora buoni postali invece, addirittura il 12 marzo 82, andando avanti nell'elenco perché evidentemente sono su, questi sono sul libretto, la somma depositata, questi erano sul libretto. Poi buoni postali nel 1982, è sempre il suo progetto. Prospetto che io cerco di seguire. Ah, no, 82. Sono ovviamente annate sfalsate perché è il tipo di titolo che ha acquistato. Sì. Io vedo buoni postali 12/3/82, sono tutti da 500 o da 100.000. Allora, nel 82 può fare delle somme lei? Sì, io ho da 500.000, ho il numero dei buoni, sì. Perché noi abbiamo fatto il totale complessivo di quanto c'ha. Sì, quindi in questo ufficio postale avvengono questi tipi di nell'82 c'ha 1.5 milioni, 2.5 milioni, 3.5 milioni. Siamo tutto al 12 marzo. 4.5 milioni, 5, 6, 7, 7.5 milioni. Le date? All'80, l'ultimo è del 2/10/82 e il primo è del 12/3/82. Ben. Quelli riferiti all'82 su un mercatale? Bene, sì, sì, siamo tutto su un mercatale. Poi vedo grossi pezzi, sempre il 12 marzo, e qui siamo all'anno successivo dell'83, pezzi da 500 grossissimi. Sì, ce n'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi da 500 in data 12/3/83. Ma io direi che non ho altre domande se non quella di farle ridire, ma esclusivamente per sintesi, qual è il totale di queste cifre? Ha detto 158 milioni. Il totale delle cifre sono, dei beni mobili, sono 157.890.380 lire. E la domanda che le faccio, ma di fatto ha già risposto elencandoci i versamenti, sono tutti fra l'82 e l'87. Diciamo la più consistente mandata di acquisto di buoni va dall'82 all'87, perché... Ecco, ante in precedenza negli anni 70 c'è solo quel contea. 70 c'è il conto di contea, appunto, dove lui è ancora. Quindi fra il 70 e l'80 c'è solo, e l'82 c'è solo quel contea. Sì, soltanto quel successivamente contea. Tutte le cifre che lei ci ha elencato e poi dopo, diciamo, la detenzione solo quelli di Scandicci. Sì, solo è così? Di Scandicci. Non ho altre domande, grazie.